Abbiamo sentito la sua voce rotta dall'emozione, la vediamo anche adesso emozionata. Portare questa fascia tricolore in un giorno come quello di oggi, lei ha speso parole per il passato ma anche per il futuro, insomma, delle nostre generazioni. Sì, diciamo che questo, come detto prima, è un momento di gioia perché rappresenta il ricordo della liberazione di Arezzo e quindi della fine di un incubo, il passaggio di questo fronte che ha devastato il nostro territorio. Appunto per questo c'è anche il sentimento di grande tristezza per quei morti che il passaggio del fronte, le rappresaglie tedesche hanno rappresentato. Tra l'altro morti come quelli di San Polo sono tutti inutili, ma quelli più inutili degli altri perché sono stati trucidati questi ragazzi 2 giorni prima dell'abbandono del sito da parte dei tedeschi, quindi il dolore è ancora più forte. Però dobbiamo guardare al futuro pensando al nostro passato, quindi io ho sostenuto che la pace ci hanno aiutato, la libertà ci hanno aiutato a riconquistarla, i ragazzi inglesi che sono morti qui a 20 anni, ma la pace ce la dobbiamo mantenere noi, ce la dobbiamo mantenere con un comportamento civico ineccepibile, senza consentire che crisi economiche o politiche a livello europeo possano comportare mai più il ricorso alla guerra o mai più delle attriti e delle tensioni fra gli Stati membri. Certo, è un momento difficile anche perché i confini meridionali d'Europa sono fortemente investiti da flussi migratori che tutti conosciamo, che portano delle difficoltà interne all'Unione Europea, di cui in questo momento l'Italia paga un prezzo maggiore di altri, ma credo che con la diplomazia si possa riuscire a risolvere anche questo problema e quindi l'essere qui oggi a onorare questi ragazzi è particolarmente importante. A portare una delle 2 corone di alloro i rappresentanti della comunità indiana, a mia personale memoria è la prima volta che accade. Sì, anche mia, e questo dà un senso ancora più forte a questo legame di Arezzo con il mondo intero. Ricordo che i ragazzi che sono venuti, 1267 morti, sono non solo inglesi ma del Commonwealth intero, quindi ci sono australiani, ci sono indiani, ci sono ragazzi che venivano un po' da tutto il mondo, che sono venuti a morire qui forse neanche sapendo perché, e ci hanno reso la libertà. Questo è il tributo grande che la città, la comunità aretina attraverso di me oggi porta. Vi lascio con un saluto, non l'ho citato prima perché non era il momento, questo sì, nel momento in cui saluto tutti. Ricordo a tutti che per un caso della sorte e se vogliamo di queste strane coincidenze delle date, la settimana scorsa Rondine, cittadella della pace, è stata proposta Nobel per la pace. Per il Nobel alla pace a Roma, e quindi è l'unica soggetto italiano che potrebbe arrivare ad ottenere il Nobel per la pace. Ecco, io credo che in un giorno come questo ricordare questo fatto e stimolare tutti a sostenere questa iniziativa che potrebbe portare in terra d'Arezzo un riconoscimento importantissimo per la pace sia il miglior saluto che vi posso lasciare. Grazie.